Libro della Sapienza. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito dall'alto? Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito. Essi furono salvati per mezzo della sapienza. Essa protesse il Padre del mondo, formato per primo da Dio quando fu creato solo. Poi lo liberò dalla sua caduta e gli diede la forza per dominare tutte le cose. Ma un ingiusto, allontanatosi da essa nella sua collera, perì per il suo furore fratricida. A causa sua la terra fu sommersa, ma la sapienza di nuovo la salvò, pilotando il giusto e per mezzo di un semplice legno. Essa, quando le genti furono confuse, concordi soltanto nella malvagità, riconobbe il giusto e lo conservò davanti a Dio senza macchia. E lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio. E mentre perivano gli empi, salvò un giusto che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città. Quale testimonianza di quella gente malvagia! Esiste ancora una terra desolata, fumante insieme con alberi che producono frutti immaturi e a memoria di un'anima incredula si innalza una colonna di sale. Allontanandosi dalla sapienza, non solo ebbero il danno di non conoscere il bene, ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza, perché le loro colpe non rimanessero occulte. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Abbiamo ascoltato questa nuova pagina del Libro della Sapienza, davvero bella e profonda, che ci aiuta a entrare un pochino in noi stessi, a prendere coscienza della nostra piccolezza, miseria, che sono le disposizioni attraverso le quali, se da noi riconosciute, Dio opera miracoli. Sappiamo dalla Sacra Scrittura che Dio resiste ai superbi, ma concede la sua grazia agli umili. Il testo che abbiamo ascoltato è profondissimo, la prima parte è un pochino più accessibile, la seconda, prima che lo commenti, è un ottimo test di verifica per vedere quanto è profonda la nostra cultura biblica, perché qui l'autore non fa i nomi, ma da essa potesse il Padre del mondo in noi ci sono narrati i fatti principali, le manifestazioni principali della potenza della sapienza nell'Antico Testamento. Poi comunque lo vedremo. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Ecco, è il titolo di questa meditazione, tra l'altro. Conoscere la volontà di Dio e fare la volontà di Dio è la nostra vita. Noi sappiamo perfettamente, Gesù ce l'ha insegnato nel Padre nostro, tutta la rivelazione converge verso questo fine. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Se vuoi avere la vita eterna, fai quello che Dio vuole, fai quello che Dio ti dice. Non soltanto la vita eterna come conquista del paradiso, ma anche come inizio, reale, anche se parziale, di beatitudine in questo mondo. Chi vuole essere felice, questo deve fare. Ecco, però discernere
discernere momento per momento, istante per istante, situazione per situazione, esattamente quello che Dio vuole da noi, è impresa non da poco. Uno. Poi comprendere quello che Dio vuole a livello molto più grande, i suoi misteriosi disegni su di noi, sul mondo, sulla Chiesa, come mai Dio permette alcune cose, come mai altre, e verso dove stiamo camminando. Chi è capace, ecco, alzi la mano. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? È una cosa molto bella se ci siamo un po', come dire, avvicinati al Signore, andare a ripercorrere un po' indietro la nostra esistenza, no? Quindi, e vedere anche tanti passaggi della nostra vita che magari non avremmo mai immaginato. Il quadro della nostra esistenza, ecco, quello che voleva il Signore lo vedremo bene quando saremo dall'altra parte. Allora, dobbiamo per questo deprimerci oppure scoraggiarci? Assolutamente, assolutamente. Dobbiamo semplicemente avere l'umiltà di vivere sempre in ricerca, di non sparare mai giudizi affrettati né sulle situazioni, né sul mondo, ma nemmeno sulle cose che ci riguardano, ma nemmeno su di noi. Quindi un grande atteggiamento che si deve imparare ad avere davanti al Signore è davvero quello della calma, della cautela, dell'attendere. Ecco, noi viviamo in un mondo dove qualunque cosa succede, puff, si scatenano 100 milioni di opinionisti a dire è così. Beati loro, ecco, che hanno tutte queste grandi chiavi di lettura, che capiscono tutto e che, ecco, davanti al Signore non funzionano così le cose. Ecco, perché i ragionamenti dei mortali sono timide, incerte sono le riflessioni, anche se qualcuno si atteggia a essere il gran professore che capisce tutto, insomma, che può dare lezioni. Questo capita certamente nei talk show mondani, ma purtroppo non è estraneo anche ad alcuni ambienti ecclesiali, ecco, dove qui veramente, no, sembra che ci sia chissà cosa. Occorre sempre procedere con grande, grande cautela, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. Tutti quanti noi facciamo questa esperienza. Chi può essere così superbo a pensare ad avere il filo diretto con lo Spirito Santo e da capire sempre tutto e bene di sé e fuori di sé? Ecco perché a Dio piace così tanto e lo loda in continuazione il cuore piccolo, il cuore umile, il cuore semplice. Prosegue qui la riflessione. A stento ci raffiguriamo le cose della terra. A stento, anche se gli scienziati fanno i grandi professoroni, anche loro, ma sono molte più le cose che non conosciamo ancora, anche della scienza umana e anche della scienza esatta, rispetto a quelle che conosciamo. E lo vediamo dal fatto che il cosiddetto progresso va avanti in continuazione, cresce, e tra 100 anni quello che sappiamo oggi risulterà assolutamente ridicolo. Senza nessun dubbio, anche se ci pensiamo di essere arrivati chissà dove. E chi ci può rintracciare? Chi può rintracciare le cose del cielo? Se non siamo capaci ad avere una conoscenza perfetta e adeguata delle cose della terra e le cose celesti e i pensieri del Signore,
e i suoi progetti. Sentiremo la notte di Pasqua, in una delle splendide letture profetiche, il profeta Isaia ricordarci, risuonare, dice: state attenti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Tanto il cielo sovrasta la terra quanto i miei pensieri sovrastano i vostri e le mie vie sovrastano le vostre. Quindi calma, calma, calma. Chi ha conosciuto il tuo pensiero? Se tu non gli hai concesso la sapienza, non ti ha inviato il tuo spirito dall'alto. Certo, a volte il Signore lo manifesta il pensiero ai santi, ai profeti. Può fare anche tante rivelazioni private se vuole. Bisogna poi vedere se sono autentiche. Ma se queste cose non accadono, la certezza delle cose del cielo, al di fuori, ecco perché la Santa Chiesa viene il nostro aiuto, e definendoci le cose da credere con estrema precisione, le verità di fede divina e cattolica, qui stai tranquillo, ma sulle altre cose, ecco, occorre sempre una grande cautela, procedere con questa profonda umiltà del cuore. La sapienza si manifesta ed è sempre all'opera. Qui Salomone, cui è attribuito questo libro, ci dà una piccola, inizia una piccola descrizione delle sue opere nell'Antico Testamento. Ecco, protesse il padre del mondo, questo è abbastanza facile da comprendere. Formato per primo da Dio, questo è Adamo, quando fu creato solo, e poi lo liberò dalla sua caduta. Lo rialzò dal peccato originale con la promessa del proto Vangelo, della futura salvezza, e gli diede la forza per dominare su tutte le cose. E poi che è successo? Che un ingiusto, allontanatosi dalla sapienza, da essa, nella sua collera perì per il suo furore fratricida. Chi è? È Caino, che uccise il fratello, e a causa sua la terra fu sommersa. Dopo Caino, la Bibbia ci racconta un mare di peccati che cominciano a dilagare tra i discendenti della linea di Caino, fino a provocare il diluvio universale. La terra fu sommersa. E però, dentro questo marasma, uno, e chi è questo uno? Noè. La sapienza di nuovo la salvò, la terra, pilotando il giusto per mezzo di un semplice legno. Il giusto è Noè, il legno è l'arca. E quando le genti furono confuse, concordi soltanto la malvagità, riconobbe il giusto e lo conservò davanti a Dio senza macchia, lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio. Chi è? È Abramo, chiamato dal Signore, e rimasto forte anche quando gli fu chiesto di portare al sacrificio Isacco, che tanto amavano. E mentre perivano gli empi, salvò un giusto che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città. E chi è questo? È Lot, il nipote di Abramo, che uscì da Sodoma e Gomorra mentre cadeva il fuoco dal cielo e dalle altre tre città peccatrici. E mentre perivano gli empi, salvò un giusto, Lot, che fuggiva il fuoco. E quale testimonianza di questo orrore, di queste cinque città perverse, attenzione, tra cui Sodoma e Gomorra, che devono molte lasciarci pensare. Esiste una terra desolata, basta andare in Terra Santa per vederla, fumante insieme con alberi che producono frutti immaturi, e a memoria di un'anima incredula si innalza una corona di sale. Gli archeologi hanno individuato i luoghi dove sorgevano Sodoma e Gomorra. Bisogna andare in Terra Santa per vedere cosa c'è rimasto lì. Una landa deserta di ululati solitari, come dice un salmo della Sacra Scrittura. Queste città che si allontanarono dalla sapienza non solo non ebbero il danno di non conoscere il bene, ma lasciarono anche viventi un ricordo di insipienza, perché le loro colpe non rimanessero occulte. Sappiamo bene che queste città erano sedi di tutte le più orribili sfrenatezze e perversioni sessuali, ecco, e sono certamente di monito e sempre attuale, ecco, a non degradarsi, ecco, al di sotto di certi livelli, per non andare a causare la propria rovina.
Quindi sappiamo bene, la Sacra Scrittura e i Maestri di Spirito dicono che non c'è niente di più distante dalla sapienza, proprio l'antipode, quanto una vita degradata dietro i vizi, specialmente i vizi molto concreti, molto carnali, molto corporei, soprattutto il vizio capitale della lussuria. Cioè proprio come il polo nord e il polo sud, non ci potrebbe essere distanza maggiore, per cui non c'è nessuno che sta più lontano dalla sapienza quanto chi degrada la propria esistenza ad avvoltolarsi nei piaceri più bassi, qualunque forma e criterio poi prendano. Ecco, quindi la sapienza è lontana da chi la allontana, ma la sapienza sovrasta anche chi desidera stargli vicino. Ecco, per esserne pieni occorre sempre coltivare uno spirito di profondissima umiltà, di ascolto, ecco, di profonda preghiera, di discernimento per scoprire piano piano, con calma, nei tempi e nei modi in cui il Signore ci consente quello che vuole da noi, e piano piano cominciare a metterlo in pratica. Ecco, io posso dire, diffidiamo sempre, l'esperienza della vita insegna, da chi troppo facilmente pensa di presumere già tutto, di capire tutto, quello che Dio vuole, quello che Dio decide, eccetera, eccetera. Non è ordinariamente così, ecco, e se questo abbiamo ascoltato, a questo dobbiamo dare fiducia. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.